Buongiorno, benvenuti in questo nuovo vlog. Io mi sono svegliata da poco perché stamattina abbiamo un casino di cose da fare. Sono le 7 e un quarto, il Cri è appena andato al lavoro, proprio è uscito adesso di casa. Invece noi ci facciamo un caffè, ci sistemiamo, ci cambiamo perché stamattina abbiamo il dentista. Devo andare anche in posta a spedire due pacchetti e poi appunto ho il dentista. Oggi vado con mio suocero perché anche lui deve. Abbiamo l'appuntamento insieme. Io alle 10 e lui. No, io alle 10:10 di preciso e lui invece alle 10:45. Comunque sì, a tutte e due dobbiamo farci vedere i dentini. L'altra volta se vi ho portato come abbiamo fatto la pulizia, oggi invece abbiamo una devitalizzazione in un molare in fondo che mi fa un male assurdo. Anche una bella giornata e non vi ho neanche tenuto, cioè non sono riuscita a registrare quando sono stata in un vivaio dove c'aveva il mondo, ragazzi, tutta la frutta e la verdura possibile e inimmaginabile di questo mondo e non sono riuscita a registrare, mi dispiace un sacco, però voglio farvi vedere le cose che abbiamo messo nell'orto. Vi ricordate che ai tempi vi dissi, ragazze, consigliatemi magari cosa mettere giù nell'orto, cosa seminare. Adesso è un vero e proprio orto, quindi facciamo il caffè, ci vestiamo che vi porto giù nell'orto e vi faccio vedere le modifiche che sono state fatte e soprattutto quante aggiunte che sono state messe nell'orto. Rispetto all'anno scorso c'è il mondo. L'anno scorso, se mi seguite appunto dai tempi dell'orto del 2021, dell'anno scorso, dell'estate. Appunto dell'anno scorso, dillo l'altra volta, Cati, l'anno scorso avevamo messo proprio poco poco poco, invece quest'anno tenetevi pronti che vi porto giù nell'orto. Come vi ho detto, oggi è una bellissima giornata, c'è un cielo super azzurro, vabbè, le nuvoline sono piccoline. Ecco qua. Meno male, raga, è venuto fuori il caldo e lì c'è un mulo. No, più di uno, guardate. Che meraviglia! Ah no, quella è la mucca dietro. Che belli! Comunque sia, accendiamo la nostra macchinina e oggi ci facciamo questo qua che ho preso all'MD come capsule del caffè e l'abbiamo quasi finito. Devo dire che è buonino, raga. Questo qua si chiama Consiglia. Consiglia. Consigliato. Volevo anche parlarvi di questo glielo do decisamente volentieri al Cri perché lui lo ama, io ragazzi non riesco, è imbevibile per me. Fatemi sapere se l'avete mai provato. Oggi voglio fare il caffè nella mia tazzina del Perugina, dei Baci Perugina. Colazione veloce perché mi mangio un pacchettino di pavesini stamattina. E buona colazione! Volevo farvi vedere due acquisti che ho fatto ieri da Eurospin, ma proprio veloci veloci che siamo passati. Ho ripreso il mio succo della Puerto Sol alle arance rosse, ragazzi, è il mio preferito, ma guardate, l'ho distrutto tutto in macchina perché sono un genio. Vabbè, poi ho ripreso quelli che abbiamo mangiato prima dell'addolciando, gli sbarazzini che li abbiamo messi anche nel salame di cioccolato con le uova di Pasqua addirittura e era venuto non buono di più, ragazzi. Poi ho preso allora gli spaghetti, questi qua che prendiamo sempre noi della Tramulini, cottura 8 minuti, sono buonissimi. Questi qua li facciamo molto spesso. I miei amati torcetti, questi qua al burro, raga, con il tè sono la vita questi biscotti. Infatti, questi qua li prendo sempre per me, poi il crime me li fa sparire sempre. Accidenti a te. Ho preso della linea Amo Essere Biologico la passata di pomodoro e ovviamente ne ho prese due. Queste qua
Solo le nostre preferite, noi non riusciamo a mangiare quella in polpa. Ormai, se mi seguite, lo saprete, mangiamo sempre, cioè faccio il ragù sempre con questa. Poi per la carne ho preso questi qua che ho preso anche tempo fa. Io lo utilizzo, è il Trebbiano Rubicone IGP. Sono 250 ml a flaconcino, vengono vendute tre singolarmente piccolini e io vi Noi in casa lo utilizziamo per condire molto la carne e gli dà un saporino. E poi abbiamo finito e per finire ho speso tipo 25-28 euro. E poi ho preso queste fettine ancora per la grigliata perché domani ci sarà la grigliata. Quindi tenetevi pronti al vlog di domani che sarà il vlog della grigliata. O domani o dopodomani uscirà il vlog della grigliata. Comunque queste sono fettine della linea al braciere che è la linea appunto della grigliata. Scusate se dico la parola grigliata 1000 volte. Dell'Eurospin. E sono fettine alla scamorza affumicata. Ce ne sono all'interno. 8, sono 200 grammi, ma sono buonissime. E questi erano gli acquisti velocissimi da Eurospin. Adesso manca mezz'oretta, aspettiamo la lavatrice, poi stendiamo fuori finalmente, che adesso posso stendere fuori di casa e usciamo. E si va dal dentista. Intanto super mega skin care. Ah raga, io questo latte detergente biologico all'argan ho provato ad utilizzarlo, metti a fuoco per favore, comunque quello che abbiamo trovato nella rivista Grazia, ma non mi piace, lo usa il Cri, raga, io non mi trovo con i latti detergenti, preferisco le mousse o gli oli. Aspettando la lavatrice poi si parte ragazzi, ho già messo anche la crema solare e tutto e devo dire che quando faccio skincare sto benissimo. Perché oggi in teoria volevo fare l'ennè sui capelli, solo che non riesco perché ci sono un miliardo di cose da fare stamattina e io di solito lo faccio la mattina e lo tolgo magari prima di pranzo. Ma perché mi scende sta maglietta? È diventata larghina. Comunque, quindi l'ennè lo rimando a domani. Siamo arrivati dal dentista e adesso aspettiamo che tra un po' tocca a noi. Sono arrivata a casa, ragazzi, e devo prendere un Aulin assolutamente perché ho malissimo qua in questa punta perché oggi ho fatto la pulizia, quella con lo sbiancamento. Aspettate che vi dico il nome giusto. Vedo l'ora di fare lo sbiancamento vero e proprio. Che figata, però prima devo fare due otturazioni. Allora, ablazione con sbiancamento superficiale o qua il foglio con Airflow. Ecco, questo è quello che ho fatto oggi, io non me ne intendo. Ah, che cosa che sono contenta perché stavolta non sono stata una fifona. Sono contenta. Sembra una cavolata per voi, però ve l'ho già spiegato se mi avete seguito nei video dell'altra volta del dentista. Io sono una gran fifona, però stavolta. Brava Katia, me lo dico da sola. Adesso ho appuntamento settimana prossima, martedì. Mi partono 600 euro, ma va bene, aiuto, si sa che il dentista costa tanto, però almeno finisco le due otturazioni, ho l'ultimo dente del giudizio da togliere e poi si fa lo sbiancamento totale, quello come si deve. Sono contentissima, ragazzi, la bocca è importante. Mi fanno male talmente i denti che non ho voglia di mangiare niente, quindi non mangerò niente e vi porto a vedere l'orticello così mi distrago un po' perché ho un po' malino qua. Faccio vedere, qua stiamo lavorando e ha fatto il tavolo mio suocero con le gambe, la panchina è provvisoria perché poi ci sarà un'altra panchina bianca che fa ad angolo e poi qualche sediolina qua bianche, comunque ancora in lavorazione e l'ha costruito tutto lui con la malta. Adesso sta facendo lo strullato, vedete? E questo è il barbecue, qua c'è tutto il barbecue, il muro questo, un tavolino che poi andranno tolte le gambette e rimane un asse, poi vedrete comunque ancora tutta in lavorazione che ha fatto mio suocero proprio, lui fa il muratore, questo è il barbecue da grigio, l'abbiamo fatto diventare nero, vedete era grigio come dentro, spero che si veda qualcosa col sole e qua c'è tutto il nostro orticello, vi ricordate com'era? E adesso è così, vi porto dentro e vi faccio vedere bene, quindi apriamo. Questa è l'entrata e di qua abbiamo le fragole. Guardate, qua abbiamo preso le fragole. Infatti, eccole lì. Poi lì c'è il rosmarino
lì sta crescendo il timo. Qua abbiamo messo il sedano, preparatevi perché abbiamo messo tantissime cose rispetto all'anno scorso, è troppo bello quest'anno, che era una piantina così, era la metà, si è già alzato il basilico. Questi due li avevo presi all'Eurospin, ma spero che si riprendano perché col freddo che ha fatto, boh, vedremo come verranno ed è il prezzemolo. Poi qua abbiamo le cipolle, il quadrato delle cipolle, e erano minion anche loro, guardate come sono, già si sono alzate le cipolline. E poi lì, andando in qua, nel reparto lì ci sono le coste davanti e le carote in punta. Nell'altro triangolo ci sono le zucchine che stanno crescendo, tutti i semi, tutti qua. E noi abbiamo messo due bastoni per ricordarci che lì finiscono i semi delle zucchine, i pomodori, lì c'è il melone, vi ingrandisco così vedete. Ecco qua, lì c'è il melone che sta crescendo, erano tutte piccoline, mi dispiace non avervi fatto vedere l'inizio, lì i pomodori, e qua abbiamo messo i cetrioli, cetriolo, 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 e di qua altre zucchine. Invece spostandoci, che è l'ultimo, poi fino all'inizio della porta, abbiamo l'insalata, che guardate com'è venuta. Sta crescendo, diventeranno delle fogliolone gigantissime e abbiamo fatto tutto questo qua, tutto questo pezzettone di insalata. Adesso voglio andare in casa con la speranza che riesco a mangiare qualcosa, ma penso che mi farò una pastina. Anche con sto caldo, ma mi fa male troppo i denti, non avrei la forza di mordere. Comunque sia ragazzi, anche se questo vlog è corto, spero vi sia piaciuto. Io vi mando un bacione. Oggi volevo salutare Anna Lombardo, Clarissa Marchello. Vi mando un bacione. Alessandra e Giacomo. Un bacione anche a voi. Se volete essere salutati, comunque anche voi commentate giù nei commenti con l'hashtag salutami e io vi saluterò volentieri. Ciao!